Nessuna donna nella giunta regionale di centrodestra, Palazzo Vitale. L'esponente del Partito Democratico, Micaela Fanelli, ha promosso un ricorso amministrativo. L'annunciata apertura del sovrappasso da via Novelli a via Gioberti nella città capoluogo resta una chimera. Il terminal autobus isolato e sporco. La dieta mediterranea è un'eccellenza per evitare problemi di salute e bisogna non eccedere nei consumi, limitare i cibi grassi e le sostanze alcoliche. Agnone e Isernia preparano l'avvio della nuova stagione calcistica. Nel fine settimana il via alla preparazione, nulla di nuovo ancora sul fronte Capobasso. Bentrovati gentili telespettatori, campagna antincendi boschivi, un elicottero in dotazione alla base operativa di Campochiaro. La giunta regionale mette a disposizione della protezione civile un elicottero operativo che stazionerà nella base sul Matese. Il mezzo ha un'autonomia di circa 3 ore di volo e la capacità di carico è di circa 1000 litri di liquido estinguente. Il dottor Ruggero Borzacchiello lascia la questura di Isernia per trasferirsi a Chieti. Oggi il commiato dinanzi al personale della polizia e il bilancio delle attività svolte. Il questore di Isernia Ruggero Borzacchiello lascia il Molise. La sua prossima tappa professionale sarà a Chieti. Oggi ha tracciato un bilancio delle attività della Polizia di Stato. In ordine cronologico, l'attuazione del progetto Esame delle violenze agite, strumento volto alla gestione degli interventi di liti familiari. Ma tra le più importanti operazioni di polizia giudiziaria, Borzacchiello ha ricordato la liberazione di una isernina sequestrata in casa da un giovane veneto conosciuto in una chat, l'operazione Black Money, che ha portato alla luce l'esistenza di un'associazione a delinquere finalizzata all'usura e all'estorsione, e in ultimo l'arresto di 2 venafrani ed il contestuale ingente sequestro di droga ed armi. Delle operazioni rilevanti, quali ad esempio la liberazione della donna segregata in casa da tempo, abbiamo sgominato un'organizzazione composita di soggetti dediti all'usura e all'estorsione. Abbiamo fatto uno dei più ingenti sequestri di sostanza stupefacente a Venafro, con anche sequestro di numerose armi, munizioni e quant'altro. Quindi questo vuol dire che abbiamo lavorato, hanno lavorato soprattutto i ragazzi dediti alla polizia giudiziaria. Il vertice della questura di Isernia ha delineato anche l'ottima gestione del fenomeno migratorio, dalle situazioni emergenziali fino alle problematiche relative all'accoglienza. La gestione dei migranti è stato un fenomeno che onestamente per questo territorio non mi aspettavo fosse così composita e molto sentita. Diciamo che tutto sommato abbiamo cercato di mantenere sempre nei limiti dei rischi quello che poteva essere la convivenza di immigrati sul territorio, perché c'è stato un punto di massima, diciamo, l'anno scorso, con la presenza di quasi 2000 immigrati sul nostro territorio, sparsi ovviamente per tutta la provincia, ed essere riusciti ad evitare situazioni di conflittualità che potessero poi generare altre problematiche diverse da quelle che sono la nostra attività è stato anche un lavoro notevole. È stato trasferito al centro di espulsione di Potenza il 26enne immigrato afghano prelevato dai carabinieri nelle vicinanze della stazione ferroviaria di Isernia per essere rimpatriato nel paese asiatico. A suo carico le accuse di tentata estorsione, danneggiamento e resistenza pubblico ufficiale. L'immigrato fu arrestato poco più di un anno fa per aver tentato di estorcere una somma di denaro dall'amministratrice del centro di accoglienza di Castel Pizzuto, dove lo stesso giovane afghano era ospite. Oggi pomeriggio a Larino si sono svolti i funerali dell'autista Michele Cesaride, spirato per un aneurisma cerebrale nel nosocomio di San Giovanni Rotondo. La famiglia in precedenza aveva permesso l'espianto di cuore e reni. Intanto la Procura della Repubblica sta valutando l'ipotesi di reato di omicidio, interruzione di pubblico servizio e omissione in atti d'ufficio.
Tornano a parlare gli ex lavoratori dello zuccherificio di Termoli, affermano di voler alzare il tiro e non essere più presi in giro dalla politica. Anche se la delusione è immensa, non riescono a darsi pace gli ex lavoratori dello zuccherificio del Molise, quelli che per anni hanno lottato per salvare l'azienda e il loro posto di lavoro e che lottano ancora per ritrovare una qualche serenità lavorativa. Così oggi mandano in giro un documento siglato dal loro comitato dove raccontano per sommi capi le vicende che hanno riguardato la crisi del settore saccarifero e le ripercussioni sullo stabilimento in cui hanno prestato lavoro. La regione scrive non può far nulla e parlano di linee guida espresse dalle organizzazioni sindacali che si sono infrante su quelle che sono state soltanto illusioni, speranze rimaste prive di ogni spinta propulsiva, con tutti i lavoratori illusi dalla politica regionale. Nessun percorso alternativo, nessun modo di riqualificazione e dunque di ricollocazione, niente di niente, solo un pugno di mosche in palmo di mani. Oggi ritengono di dover pretendere una discussione collettiva anche nelle istituzioni nazionali, visto e considerato che la vertenza zucchero è vertenza nazionale. Attendono anche un incontro con le istituzioni regionali, con il nuovo presidente Donato Toma, con gli uomini della giunta, con i dirigenti, tutto per cercare una iniziativa, un qualche percorso da intraprendere, una nuova possibilità di impiego e di impegno. È ora di alzare il tiro, affermano, perché non è giusto da parte della politica regionale che ci prenda ancora in giro. Una legge contro ogni forma di discriminazione per l'affermazione dell'uguaglianza. Su questo sta lavorando la consigliera regionale di Orgoglio Molise, Paola Matteo. L'inquilina di Palazzo Daimmo ribadisce che il testo normativo permetterà a tutti il riconoscimento dei propri diritti. Prevista l'introduzione di specifiche materie, come il richiamo del principio di parità, interventi di informazione, sensibilizzazione e promozione di iniziative di responsabilità sociale di impresa. Restiamo al mondo politico, la mancata presenza di un esponente femminile all'interno della giunta di centrodestra spinge la consigliera di minoranza Micaela Fanelli a presentare un ricorso amministrativo al TAR. Quello che non chiedi quando sei al governo e lo chiedi quando sei all'opposizione. La questione di cui parliamo e che è stata oggetto di una conferenza stampa convocata dalla consigliera regionale di minoranza Micaela Fanelli nasce dalla circostanza che nella giunta regionale nominata dal presidente Donato Toma non ci sia una donna, una situazione che a parere di due cittadine elettrici e della consigliera regionale delle pari opportunità Giuseppina Cennamo viola ed omette l'applicazione del principio della parità e o rappresentanza di genere previsti nella Carta Costituzionale. La richiesta è concreta e limpida, una battaglia di civiltà che si snoda attraverso un ricorso amministrativo presentato per il voto dalla consigliera che chiede l'annullamento del decreto, il numero 53 del 15 maggio 2018 del presidente Toma, nel quale provvede alla nomina degli assessori regionali. Concetti analoghi per l'altra iniziativa della già sindaco di Riccia, quella della proposta di modifica dell'articolo 6 della legge regionale numero 10 del 18 aprile 2014, letteralmente per assicurare il pieno rispetto dei principi di parità tra uomini, garantendo la parità di accesso alle cariche elettive, alla rappresentanza equilibrata dei due generi negli organi di governo della regione e nell'accesso agli organi degli enti e delle società a partecipazione regionale, per i quali siano previste nomine e designazioni di competenze degli organi regionali.
situazioni importanti di rispetto delle norme della Costituzione, solo qualche perplessità. Non ci sembra che la giunta in carica precedentemente, quella nominata e presieduta da Frattura, abbia mai avuto un assessore donna e non ricordiamo una sola volta in cui la consigliera Micaela Fanelli, allora segretaria regionale con pieni poteri del PD, il partito che ha appoggiato per l'intero mandato il presidente Frattura, tra l'altro suo iscritto, abbia sollevato il caso e o recepito le indicazioni di comitati e associazioni che si battono per i diritti delle donne. La questione di equilibrio esisteva allora come esiste oggi. Giungeranno nel pomeriggio di domani a Campitello Matese circa 20 oriundi molisani residenti in Australia e la pittrice brasiliana Elena Manzan, da anni residente a Castel San Vincenzo, che donerà una sua opera d'arte al giornalista Lino Zani. L'assessore regionale al turismo Vincenzo Cotugno per l'occasione annuncerà una serie di azioni programmatiche per la valorizzazione dell'ambiente di montagna. In Curia è il rischio elevato nell'area del terminal autobus e del sovrappasso di via Novelli a Campobasso. Siamo andati con una nostra troupe sul posto per verificare le attuali condizioni. Parte dal terminal degli autobus di Campobasso, il nostro viaggio consueto all'interno, ecco, del degrado, dell'incuria, in una città che ha tante problematiche, ma la prima è sicuramente quella delle opere incompiute e del disagio che molti cittadini sono costretti a patire a causa della mancanza di attenzione da parte dell'amministrazione comunale e delle istituzioni in generale. Ci troviamo vicino il sovrappasso, un'opera incompiuta strategica, dovrebbe collegare il terminal degli autobus di Campobasso al centro cittadino. Come vedete, un cantiere a cielo aperto, un simbolo del degrado di questa città, aperto. Peraltro le barriere sono aperte, quindi c'è la possibilità di salire tranquillamente e in un cantiere, quindi anche mettendo a rischio l'incolumità di chi, insomma, vorrebbe o potrebbe attraversare questo sovrappasso. Questo è un posto pericolosissimo. Noi lanciamo un appello all'amministrazione comunale a fare in modo che venga chiusa, venga rafforzata, venga potenziata la sicurezza per impedire alle persone di salire su questo sovrappasso e magari di rischiare la vita lanciandosi nel vuoto. Potete vedere voi stessi quanto sia pericoloso questo posto. Questa doveva essere probabilmente un ascensore mai completato, rimasto uno scheletro in cemento armato. Solo queste tre travi di legno dovrebbero impedire alle persone di, appunto, sporgersi e magari cadere nel vuoto. Siamo scesi giù per far vedere, ecco, qual è la condizione del collegamento tra il terminal e il centro cittadino. La cosa che stupisce di più, anche ascoltando il parere dei cittadini, è ormai l'abitudine che gli stessi cittadini e pendolari provano nell'attraversare questo tratto della città, un tratto frequentatissimo. Qui ogni giorno passano centinaia e centinaia di mezzi, sia pubblici che privati. Si è costretti ad attraversare questo punto della città, guardate, in che condizione? Il marciapiede non è mai stato ultimato, i cordoli sono praticamente distrutti. Guardate, qui si rischia normalmente di cadere, di inciampare. Quando piove, qui si creano delle pozzanghere, si rischia di farsi praticamente il bagno qui dentro. Quindi è più facile camminare in mezzo alla strada, vicino alle macchine che percorrono questo tratto di strada, quindi aumentando anche la pericolosità. Ci spostiamo sulla riviera Adriatica. Lettini, ombrelloni e tavolini sequestrati dai militari della Capitaneria di Porto su un tratto di spiaggia libera a Termoli. Il materiale era stato lasciato incustodito in un orario non consentito in violazione delle norme previste dall'ordinanza balneare numero 2 dello scorso anno, ordinanza della Regione Molise.
L'Organizzazione Mondiale della Sanità avrebbe messo sotto accusa la dieta mediterranea. Dall'Istituto Neuromed di Pozzilli giungono invece precisazioni che allontanano ogni allarmismo. Forse è una fake news quella che vedrebbe l'Organizzazione Mondiale della Sanità mettere all'indice alcune eccellenze alimentari italiane accusate di contribuire alla pandemia di obesità e al conseguente rischio di patologie croniche come infarto cardiaco e ictus cerebrale. Per tanti un attacco alla dieta mediterranea, senza però nessun riferimento alle quantità di prodotti da consumare prima di ricevere un danno alla salute. Alcuni chiarimenti in merito giungono dall'Istituto Neuromed di Pozzilli. L'equivoco nasce da una conoscenza approssimativa della dieta mediterranea, spiega Maria Laura Bonaccia, autrice di numerosi studi sugli effetti benefici della medesima dieta nella prevenzione delle malattie cardiovascolari. Si tratta di un modello alimentare comune a tutti i paesi dell'area mediterranea, seppur i non addetti ai lavori spesso tendano a identificarla con alcune eccellenze agroalimentari italiane che pure ne fanno parte, ma di certo non ne rappresentano l'unica peculiarità. I due principali alimenti che sarebbero stati messi sotto accusa per via del loro alto contenuto di sale, il prosciutto crudo e il parmigiano, continua Bonaccio, sono due prodotti di ottima qualità che dovrebbero essere solo consumati in quantità moderate per i grassi saturi che contengono. Non si dimentichi che la dieta mediterranea tradizionale non a caso prevede un consumo molto ridotto di carne, salumi e formaggi stagionati, privilegiando invece alimenti vegetali e pesce. Diverso è il discorso sull'olio di oliva, che rappresenta la principale fonte di grassi nell'alimentazione mediterranea e andrebbe consumato regolarmente ogni giorno, aggiunge Licia Iacoviello, capo del laboratorio di epidemiologia molecolare e nutrizionale del Neuromed. L'olio extravergine di oliva contiene grassi buoni come quelli monoinsaturi e negli ultimi anni è stato protagonista del primo studio nell'uomo di prevenzione cardiovascolare, dimostrandosi un alimento irrinunciabile per la salute. Anche qui la parola chiave è moderazione, così come lo è per tutti gli alimenti, vino in particolare. Per evitare allarmismi è dunque necessario aumentare le conoscenze alimentari. Non esiste cibo salvavita o dannoso in assoluto. Il segreto per una sana alimentazione è consumare tutto in maniera equilibrata, rispettando quantità e frequenze, così come descritte nella piramide alimentare mediterranea. La dieta, conclude Giovanni De Gaetano, direttore del Dipartimento di Epidemiologia e Prevenzione dell'IRCCS, Neuromed, è una tradizione millenaria fatta non solo da un insieme ben integrato di alimenti, ma anche da una serie di comportamenti a tavola e non solo, a cominciare da come si combinano i cibi. Il sindacato CGIL aderisce al Molise Pride previsto a Campobasso sabato 28. Mai come oggi, l'organizzazione crede sia necessario affermare il diritto all'autodeterminazione per liberarsi da ogni forma di discriminazione. L'evento nazionale è l'occasione per ribadire i valori progressisti, democratici, di uguaglianza e solidarietà contro ogni forma di razzismo. La Casa del Popolo, operativa da qualche giorno nella città capoluogo di regione, vuole essere un punto di ascolto e di intervento per tutte quelle persone che si trovano in difficoltà e che rivendicano giustizia sociale. Il modello è la Casa del Popolo, che aveva avuto un'importante e significativa funzione soprattutto in quelle regioni considerate rosse, perché vicine ai concetti ideali espressi dalla sinistra, in modo particolare a quella comunista e socialista del Novecento. A Campobasso in verità non c'è mai stata, finora, una Casa del Popolo. Forse proprio perché il territorio è sempre stato dominato da forze politiche moderate e dunque l'iniziativa non ha mai trovato una qualche adeguata giustificazione ad esistere. Ora invece un folto gruppo di volontari ha voluto organizzarne una, posizionandola dalle parti del centro di Campobasso e volendola chiamare proprio Casa del Popolo, a significare un ascolto completo delle esigenze popolari ed un intervento sempre serio e concreto per tutti coloro che hanno a cuore una funzione sociale e chiedono una vita migliore in un mondo decisamente migliore. Casa del Popolo è aperto a tutte quelle associazioni, a quelle persone che vogliono dare una mano realmente, fisicamente, non solo con i click e con le condivisioni su internet. Alla nostra base c'è il mutualismo e quindi l'autorganizzazione.
Non scopriamo sicuramente l'acqua calda, perché veniamo dall'esperienza del mutualismo operaio della fine dell'Ottocento. Alcuni temi li abbiamo rispolverati, riadattati a quello che è la società moderna e ai problemi che ci sono all'interno della nostra società, una società che adesso si sta imbarbarendo, ci stanno mettendo le nostre classi politiche gli uni contro gli altri, soprattutto si sta sviluppando una guerra tra poveri. Noi vorremmo essere presenti e cercare di dire stop con delle proposte, però al fianco delle persone e al fianco delle fasce più deboli, che in questo momento si stanno scannando e sono diventate carne da cannone per i poteri forti. E siamo ad alcuni appuntamenti. Commedia Napoletana questa sera nel parco di Via Lombardia a Campobasso, a proporre O Scarfalietto la compagnia teatrale Punto e a Capo di Baranello. Al Castello d'Alessandro di Pescolanciano invece fino a domani ci sarà l'esposizione artistica a cura dell'inglese Brian Collier. Omaggio musicale allo scomparso artista bolognese Lucio Dalla, serata da ricordare a Campomarino. Santi che pagano il pranzo, non c'è niente, sulle panchine in piazza grande, quando ho fame di mercanti come me, qui non c'è niente. Percorso musicale dagli anni 70 con Storie di casa mia, Questo è amore del 2011, passando a Banana Republic in collaborazione con Francesco De Gregori e Ron. Stiamo parlando del cantautore bolognese Lucio Dalla, spesso ospite in estate alle Isole Tremiti, scomparso 6 anni fa. Un artista che ha lasciato una traccia indelebile nella musica leggera italiana degli ultimi 30 anni. Siamo una band che fa un omaggio al grande Lucio, per il quale noi abbiamo una passione radicata ormai negli anni, almeno io personalmente, anche qualcun altro di loro, quindi faremo tutto un repertorio più, cominciamo con qualcosa di tranquillo e poi qualcosa anche di più allegro, diciamo che non mi facciamo annoiare, quindi il prossimo pezzo è un pezzo reso famoso da Lucio insieme a Francesco De Gregori, ed è un omaggio agli uomini di mare, ai mari. Poi passa un cane che sente qualcosa, mi guarda il paio di sera. Lucio Dalla è stato ricordato in un ampio repertorio musicale dalla band Atrio Vivo, formazione nata agli inizi degli anni Ottanta alla Loa Park a Campomarino. 7 appuntamenti in 7 comuni, Molisani per Borgo in Jazz Festival 2018. Il primo ci sarà venerdì 27 a Vinchiaturo con Nicola Cordisco Trio. Altri artisti di spessore si esibiranno invece ad agosto nei paesi di Ferrazzano, Spinete, Gambatesa, Trivento, Pietracupa e Cercemaggiore. A Sant'Elia Pianisi, secondo e ultimo giorno di appuntamenti su C'era una volta Pianisi. Le indagini furono avviate nel 2013 dall'Università del Molise d'intesa con la Sovrintendenza Archeologica Regionale e portarono alla luce diverse testimonianze e resti di un abitato fortificato di epoca medievale. Bene, dopo questa notizia vediamo il meteo. Thank you.
Giornata soleggiata oggi sul Molise, le temperature sono comprese tra i 16 gradi la minima a Campobasso e i 31 gradi la massima di Isernia. Venti moderati provenienti da nord-ovest, poco mosso il mare Adriatico. Condizioni climatiche stabili nella giornata di domani, con cielo prevalentemente sereno sulla regione. Per lo sport iniziamo dal calcio. La nuova avventura dell'Isernia in un torneo interregionale partirà nel fine settimana tra Pettoranello e Castel Petroso. La campagna abbonamenti è stata lanciata dalla società del presidente Mario Mariani. Seguiamo l'intervista. Gli obiettivi di questa società: anche coinvolgere maggiormente la piazza e l'amministrazione comunale per questa nuova avventura in Serie D. Noi abbiamo fatto tanto, dopo appena finito il campionato ci siamo messi io e gli amici Biscotti e qualche altro alla ricerca di sistemare tutto, fare gradualmente, prima sistemare l'iscrizione, sistemare burocraticamente. Poi si è passato alla scelta del mister, dopodiché, e giustamente dalla settimana prossima inizia la vera avventura, perché con la convocazione dei ragazzi che inizieranno un 12-13 giorni di preparazione. Allora, si stanno facendo dei lavori già allo stadio Le Piane, come la situazione del campo sportivo comunale e che situazione invece troverete sul rettangolo di gioco di Pettoranello, dove si svolgerà poi la preparazione per la stagione? Sì, ma per quanto riguarda lo stadio Isernia, effettivamente l'amministrazione, bisogna riconoscere che ci è stata vicina e ha stabilito una cifra, stanno facendo i lavori, la semina di nuovo, un po' di sabbia silice se non sbaglio, e degli accorgimenti che la federazione aveva chiesto. Per quanto riguarda, c'è stata fatta questa scelta il vicino Pettoranello, perché dice, essendo vicino, essendo pure diciamo medio alto, c'è un agriturismo che può, con 8-9 stanze che può tenere la squadra insieme in questi 13 giorni. Io spero che vada tutto per il meglio. Per questo settore si stanno interessando sia Biscotti che il direttore sportivo. Il progetto di coinvolgere anche finanziariamente, economicamente la tifoseria locale, a che punto è? Ma noi abbiamo inviato, come potete vedere, sia sul sito della società sportiva che viene visualizzato da tante persone, sia con cartaceo. E noi cerchiamo, non è tanto la cifra è importante, però è importante coinvolgere più persone possibile, perché l'obiettivo è portare al campo un po' di gente. Se il paese non partecipa, la cittadina non partecipa, che senso ha avere una squadra? Allora io quello che dico ora tocca a loro, tocca ai nostri concittadini di collaborare sotto qualsiasi forma, a prescindere crisi o non crisi, ma anche con 10 euro o anche con aiuto fisico. Dopo l'arrivo del difensore laziale Daniele Frabotta, ex Agnone Campobasso, l'Isernia nella giornata di oggi ha perfezionato l'acquisto del 21enne portiere Mario Landi. L'estremo difensore nativo di Avellino lo scorso anno nel Campobasso era richiesto da diversi club di Serie D e da alcune squadre di Lega Pro. Insieme a Landi arrivano in bianco celeste anche gli under Angelo Capuozzo, proveniente dall'Udinese, Carmine Cristiano dalla Maddalonese e Stefano Bruno dal Benevento. Domani è venerdì dalle ore 18 sui campi della Polisportiva Santi Pietro e Paolo a Termoli si svolgerà la quarta edizione del Mondiale Antirazzista, due giorni all'insegna dello sport e della convivialità, per condividere un percorso di fraternità e incontro tra culture e nazionalità diverse. 12 le squadre che si affronteranno domani nelle fasi eliminatorie a gironi. Venerdì sera si terranno le finali. E siamo in chiusura. Ultima serata a Trivento per quanto riguarda l'undicesimo torneo di pallavolo Memorial Alessandro Molinaro. Torneo 4 contro 4 sul campo di gioco delle scuole elementari in Piazza Fontana.
9 le squadre che hanno preso parte alla manifestazione sportiva voluta dalla Proloco Terventum nell'imminenza delle feste patronali del paese. E con questa notizia chiudiamo il telegiornale. Grazie, a risentirci alle prossime edizioni.